c'è adesso un più di intolleranza è perché siamo diventati. Vieni qua. Necessaria per le aziende agricole del sud, è necessaria per le... un extra guarda comunitario rispetto al mondo del giornalismo, debba far parlare di razzismo in senso stretto. Dobbiamo piuttosto abituare. Se vedono bene bene, no? Ora mi faccio mettere sul computer. Che musone, guarda che musone, oh. Buttava bene, andavo un po' prevenuto, nel senso. Porca cagata. Vorrei date il microfono a Silvia e a Ross e Sam. Siete voi? Allora, lei è italiana, vero? E mentre lei è di origine afghana ma cittadino americano. Vive da Pordenone, lei lavora alla base USA di Ariano, se non sbaglio. Sì. Voi siete integrati tranquillamente, ci sono problemi? Non avevamo mai problemi, ma io sono venuto a portare per tutti gli studenti come trattano l'egiziana che abbiamo. Da 20-25 mila musulmani terroristi che sono americani e europei. E sì, questi gente trattano questi. Sì, io ho grande lavorava con Blue Cross e Blue Shield, quanti dei loro amici sono andati su Carter della sicurezza sempre dentro World Trade Center. Sono andati su vai a 30 anni in Italia, vero? Io sono un mezzo iraniano perché sapendo che sono giornalista, vi ho raccontato che c'era un signore che stava comprando. Mamma mia. Questo signore mai visto in vita mia, più volte. Iran! Adesso ha qualche problema serio nella società. E sì, in tolleranza alcune cose erano inevitabili probabilmente più dopo l'11 settembre, l'importante è che poi ragioniamo e non facciamo un discorso che riguarda tutti. Però siccome devo partire un discorso perso, io vorrei fare cambia le parti, sia da parte degli italiani nei confronti. Bravo. Madonna che belle foto, mo io faccio una cassetta e la faccio. Non si sa bene a che cosa ci stiamo intrinseca dell'immigrazione. Si ha spesso l'impressione che l'immigrazione sia qualcosa di abbinabile alla carità cristiana, al buonismo laico. La verità è esattamente l'opposta. L'Italia ha bisogno degli immigrati. Gli immigrati potrebbero anche andare da qualche altra parte, perché il mondo è largo, è ampio. Vai indietro. Ma l'Italia ha assolutamente bisogno degli immigrati per almeno quattro ragioni. È ricordata la ragione economica, ed è confutabile. Sì. Stamattina alla radio abbiamo il mantenimento dello Stato sociale, che senza l'apporto rimani così tutti e due. Che belle foto. Mi sta a fare una cifra di foto. Guardala. Pupazzetta. Bello. Hanno chiuso il banco turco e hanno aperto il banco turco. Hanno chiuso il banco turco.
Guarda che foto, Gio, guarda! Hai visto? Sere, guarda, corri, corri, corri! Guarda che occhi, Geo! Dove andate? Amore.